Alexa, saluta YouTube. Ehi la bella gente, io sono Alexa e benvenuti in questo nuovo video. No, aspetta però, cioè, mettiamo le cose in chiaro. Qui, fino a prova contraria, comando ancora io. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel nuovo video sul mio canale YouTube. Oggi ragazzi faremo un recap generale di quello che è stato il 2019 e di quello che sarà il 2020, quindi parleremo anche dei futuri obiettivi che ci sono sia per questo canale ma sia in generale per la mia vita. Tra l'altro vorrei salutare il nostro amico Billy qui. Ok, perfetto, e detto questo direi che possiamo iniziare. Diciamo che durante quest'anno non sono stata molto presente, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, soprattutto su YouTube appunto, perché su Instagram comunque sono sempre stata presente, e non sono stata molto presente poiché ho avuto dei problemi con il PC a gennaio, infatti l'ho mandato in assistenza e l'ho riavuto verso metà febbraio circa. Verso metà febbraio però poi non avevo così tanta voglia di fare video e non avevo neanche così tante idee da fare dei video, quindi ho caricato qualcosa ogni tanto quando mi capitava. Dopo questo però a marzo sono partita per un viaggio con la scuola e sono andata a Barcellona e lì è stato il mio primo viaggio fuori dall'Italia. Che figata, bello, bellissimo, fantastico, veramente veramente fantastico. Ok, siamo arrivati a Barcellona. Mamma mia, all'aeroporto. Ok. Ok, siamo in hotel, questa è la porta, l'armadio, poi vabbè una televisione che non credo useremo, robe, la finestra, i due letti e qua c'è il bagno che vi farò vedere dopo. Raga, stiamo camminando per la Rambla, siamo entrati da Starbucks, ho preso questo e un frappuccino a caramello con panna, Dio mio. E un po' di roba, diciamo, non lo so, lo assaggeremo. Siamo nella piazza principale dove sta lo Starbucks un po' più lì vicino. Ci sono due mega fontanone e stiamo andando lì a farci delle foto. A Barcellona ho creato tre video, che era il primo video, cosa porto in valigia, registrato qui. Il secondo video che rappresenta i primi 2 giorni, se non erro, con il volo, che era stato anche il mio primo volo perché non avevo mai preso l'aereo prima di allora. E l'altro video che invece riprendeva gli ultimi 2 giorni e quindi il conseguente ritorno a casa con le mie conclusioni finali. Devo dire che quello di Barcellona è stato il video definitivo che mi ha fatto capire definitivamente che cosa voglio portare su questo canale, ma che per adesso ancora non posso portare poiché non ho abbastanza money per farlo. Però diciamo che ho capito che voglio incentrare il mio canale principalmente sul travel, quindi appunto fare video di viaggi, video di esperienza di viaggio e cose del genere. Dopo i video di Barcellona ho caricato un'altra conseguente carrellata di video che diciamo sono andati più o meno bene. Un altro dei video che ha fatto molte visualizzazioni è stato il video dei miei 18 anni, poiché il 12 giugno 2019 appunto ho compiuto la bellezza di 18 anni, quindi ho raggiunto la maggiore età e ho fatto un video ispirazionale, motivazionale, come volete chiamarlo voi, per festeggiare quel traguardo. In seguito mi sono presa una pausa da YouTube per un po' di tempo e poi ho riportato un nuovo video alla fine delle vacanze estive, riprendendo qualche spezzone di quello che avevo registrato in vacanza ad Ischia. Successivamente, dato che avevo compiuto 18 anni e che era il mio obiettivo del tempo, mi sono iscritta a scuola guida, quindi a settembre è uscito il primo video riguardante la scuola guida ed è andato davvero molto molto bene. Sì, è arrivato quel fatidico lunedì. Oggi devo andare a scuola guida, precisamente fra mezz'ora perché sono le 6 di pomeriggio e non ho vloggato assolutamente niente da stamattina, quindi bene così. Ok ragazzi, rieccomi qui dopo circa una settimana. Sì, dalla prima lezione di scuola guida siamo passati direttamente alla prima settimana di scuola guida. Questo perché mi sono dimenticata di fare le clip ovviamente il primo giorno in cui sono entrata. In quel video vi raccontavo la mia prima esperienza a scuola guida, quindi com'è stata la mia prima settimana di scuola guida. Successivamente a quello ho fatto uscire altri video e sono usciti ovviamente altri video anche riguardanti la scuola guida. Quindi è uscito il primo video dove parlavo dell'esame teorico, ovvero dei famosissimi quiz, perché ho preso il foglio rosa dopo tipo un mese che frequentavo la scuola guida, quindi il tempo di finire gli argomenti e ho fatto l'esame. E quello è stato uno dei video più visti sul mio canale.
e successivamente a quello, riguardo alla scuola guida sempre, ho caricato uno degli ultimi video, che è stato il video dove mi sono patentata. Quindi sì, ho raggiunto un obiettivo molto importante durante quest'anno, ovvero prendere la famosissima patente. Quindi sì, adesso ragazzi sono patentata e i miei obiettivi ovviamente si sono spostati verso altri orizzonti. Quindi finito questo recap generale e ho finito di parlare di quelli che sono stati i video secondo me più importanti durante quest'anno, direi che possiamo passare agli obiettivi per il 2020. Ok ragazzi, bentornati nella seconda parte di questo video, perché ormai è diventata una consuetudine iniziare video in determinati giorni e finirli in completamente altri giorni. Comunque, oggi siamo qui per parlare dei miei obiettivi per il 2020. Non userò la parola buoni propositi perché buoni propositi non li rispetta mai nessuno, perché diciamoci la verità, sono propositi, quindi ovviamente che siano buoni o meno nessuno li rispetta. Invece obiettivi sono delle cose che tu devi per forza raggiungere perché te le sei prefissate. Quindi, ok, scherzo a parte, fatta questa introduzione, parliamo di quelli che sono i miei obiettivi per il 2020. Allora, il primo tra tutti è quello sicuramente di crescere su YouTube, perché come sapete è la mia passione e quindi ho intenzione di fare di tutto per provare a raggiungere i miei iscritti e addirittura anche superarli nel corso del 2020. Abbiamo un anno a disposizione, quindi ce la faremo ragazzi, siamo a 653 iscritti più o meno quando sto registrando questo video e secondo me durante il 2020 riusciremo a raggiungere appunto 1000 iscritti e successivamente a continuare a crescere. Il secondo obiettivo per questo 2020 è quello di maturarmi, quindi appunto finire la scuola, finalmente finire le superiori e togliermi la scuola davanti. Quindi finita la maturità ovviamente non dovrò andare più a scuola per quanto riguarda le superiori, ma un altro obiettivo è quello di iscrivermi all'università, quindi capire bene che cos'è che voglio fare appunto all'università e iscrivermi per appunto laurearmi. Un altro obiettivo sempre per questo 2020 è quello di comprare finalmente la macchina fotografica, comunque quel che sia, per migliorare finalmente la qualità dei miei video e sto cercando appunto l'offerta. Upgradare l'attrezzatura dei video, possiamo chiamarla così. Quindi non solo appunto la macchina fotografica, ma anche prendere magari delle luci più carine per fare dei video quando sono in casa, quindi appunto non dover utilizzare per forza la luce naturale, ma poter utilizzare anche magari delle luci colorate tipo RGB, strisce LED e cosa così via. Un altro obiettivo sempre del 2020 è quello di trovare un lavoro per finalmente avere dei soldi da parte per poter fare ciò che più mi piace, ovvero viaggiare e spendere soldi in robe tecnologiche appena uscite sul mercato. Ma l'obiettivo principale di questo 2020 resterà soprattutto quello di crescere su YouTube e di migliorarsi sempre di più. Bene, quindi questi erano i miei obiettivi per il 2020. Fatemi sapere quali sono i vostri obiettivi o quali sono i vostri buoni propositi, come preferite chiamarli voi, commentando qua sotto nei commenti. E mi raccomando, se siete interessati ai miei video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati e soprattutto condividete il mio canale con i vostri amici per aiutarmi a crescere e a raggiungere più persone possibili. E niente, noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, ormai al 2020. Bella!